Buonasera amici telespettatori di Teleprima, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Sport 91 Live. Questa sera sarò da solo per l'analisi della giornata numero 9 del campionato di Serie A. Si è già iniziata anche con la decima, il calcio che amiamo, il calcio che ci fa battere il cuore. Fortunatamente non si ferma mai, quindi siamo già con il turno infrasettimanale, tantissimi quelli che sono stati gli appuntamenti del weekend con partite davvero di grandissimo rilievo. Allora andiamola a leggere quella che è stata la giornata numero 9, che si è aperta con un roboante Torino-Genoa che è finita sul risultato di 3-2 il scorso venerdì 22 ottobre. Si è giocato sempre il venerdì Sampdoria-Spezia 2-1, sconfitta importante per la Salernitana, la prima di Colantuono che perde contro l'Empoli 2-4, vince il Sassuolo contro il Venezia, Milan batte il Bologna al Dallara 4-2, pareggio Atalanta-Udinese 1-1, Verona-Lazio 4-1, problemi abbastanza seri per la compagine della capitale, infatti è stato indetto anche il ritiro per la squadra. Fiorentina batte Cagliari 3-0, pareggio invece tra i due big match della domenica, prima all'Olimpico tra Roma e Napoli e poi tra Inter e Juventus per 1-1. Andiamo allora a leggere anche brevemente quella che è la classifica, in base naturalmente, lo diciamo, alla nona giornata. Il Napoli è sempre in vetta, raggiunto dal Milan a 25 punti, però sono già ben 10 punti, come potete vedere dalla grafica, quelli di distacco con l'Atalanta e la Juventus. C'è poi però l'Inter a 18 e la Roma a 16, nelle parti invece più basse della classifica. Ancora complessa la situazione della Salernitana, al pari di Genoa, Cagliari e Spezia, un pochino invece in ripresa il Venezia e la Sampdoria, la Sampdoria soprattutto con i 3 punti ottenuti nella giornata numero 9. A questo punto valutiamo insomma quella che è stata questa giornata, una giornata comunque particolare, soprattutto per quanto riguarda il Torino che rialza la testa in un momento importante e crea ancora più problemi alla situazione del Genoa con la compagine di Ballardini, che aveva comunque iniziato bene la stagione, poi qualche passo falso di troppo e una situazione in classifica che sorride tutt'altro, una situazione invece che è un pochino in ripresa dall'altra parte del capoluogo ligure, con la Sampdoria che invece ottiene, grazie ad una straordinaria stagione che sta effettuando Antonio Candreva, una vittoria importante contro lo Spezia. Sono tutte situazioni importantissime per la squadra di D'Aversa, anche qui la stagione non era iniziata nel migliore dei modi, va detto comunque che un miglioramento c'è stato. Vittoria importante anche del Sassuolo, che comunque rialza anche lui la testa ed è impegnata poi in una sfida delicatissima mercoledì contro la Juventus, e vince in maniera importante anche il Milan, che è adesso, mentre noi stiamo parlando, è impegnato in casa contro il Torino. Sicuramente sono partite di un certo calibro, di un certo rilievo, ma non si può non partire dall'analisi delle big in classifica. Il Milan, lo dicevamo, impegnato, ma va sottolineato quella che è stata l'importanza e la bravura della squadra di Pioli di rialzare la testa dopo delle difficili partite in Champions League. Il cammino in campionato invece è perfetto, tutte vittorie tranne il pareggio contro la Juventus, dunque un Milan che è sicuramente un Milan positivo in questo momento. Buone notizie sono arrivate anche dall'infermeria con la notizia della negatività al tampone molecolare sia di Theo Hernandez sia di Brahim Diaz, dunque novità importanti per Stefano Pioli, che può continuare a sognare, mentre vedete in televisione nel piccolo nostro riquadro all'uscita Ante Rebic, e può continuare a sognare l'obiettivo scudetto, anche perché comunque, come dicevamo prima, il percorso in Champions si è un pochino complicato, e soprattutto però c'è un'altra grana da affrontare. Qui si apre un capitolo comunque interessante, ovvero quello dei rinnovi contrattuali. Dubbi e perplessità riguardano innanzitutto Frank Essie, con l'ivoriano che chiede un contratto top, un contratto da big, sa di avere grandi squadre che sono interessate
alla propria posizione e quindi naturalmente sta cercando di ottenere comunque un rinnovo che sia alle sue condizioni oppure eventualmente la possibilità di dividersi. Stesso dicasi per il capitano Alessio Romagnoli, non più il titolarissimo del Milan, indubbiamente sono Kier e Tomori i giocatori che sono in qualche modo i titolari, partono nell'11 di Stefano Pioli, dunque anche qui si sta puntando ad un rinnovo al ribasso, non è detto comunque che l'operazione possa andare a buon fine. Per quanto riguarda invece l'Inter, ci spostiamo dall'altra parte di Milano, c'è un po' di amarezza per come si è conclusa la partita contro la Juventus. L'Inter che sarà impegnata mercoledì sera contro l'Empoli, è una situazione sicuramente particolare quella dei nerazzurri, che hanno cercato in qualche modo di giocare fino all'ultimo, poi un calcio di rigore per un intervento di Dumfries che ha scatenato più di qualche polemica per quello che è stato poi l'intervento del VAR, calcio di rigore trasformato da Paulo Dybala. È stato sicuramente un momento importante per i bianconeri, che sono riusciti a riprendere una partita dopo lo svantaggio iniziale per Dzeko. Il tecnico bianconero Max Allegri ha già parlato in conferenza stampa annunciando novità importanti, tra cui la presenza proprio di Dybala dal primo minuto ed anche di Mattia Perin. Dunque aspettiamoci risposte importanti dalla Juventus, che comunque anche la compagine di Torino non aveva iniziato bene la stagione. Sono invece arrivati risultati promettenti, vittorie, come piace insomma ricordare soprattutto nei vari temi e nelle varie discussioni sui forum e sul web di corto muso, parafrasando le parole di Massimiliano Allegri. Una vittoria che non è arrivata, è arrivato però un pareggio importante contro i campioni d'Italia in carica. Focus anche sull'Atalanta, l'Atalanta che giocherà mercoledì alle ore 18:30 contro la Sampdoria, arriva da un pareggio contro l'Udinese del sempre più promettente Beto, giocatore di grandissimo spessore per quanto mi riguarda. L'Udinese dovrebbe aver fatto veramente un bel colpo acquistando il calciatore che lo scorso anno giocava in Portogallo. Un pareggio che sta molto stretto indubbiamente all'Atalanta, sta cercando di riprendere il proprio cammino. Dubbi e perplessità che sono arrivati anche da addetti ai lavori indubbiamente più esperti del sottoscritto, che hanno avanzato qualche dubbio sulla stessa figura di Giampiero Gasperini, un allenatore che secondo appunto fonti più accreditate potrebbe non essere più l'allenatore idoneo a proseguire il cammino con l'Atalanta. A mio avviso invece bisognerebbe dare sempre credito ad un allenatore che ha fatto tantissimo, ha portato la piazza bergamasca ad essere indubbiamente una squadra di primissimo livello, una squadra di prim'ordine. Mi piace sempre ricordare nei nostri spazi qui a Teleprima la grande prestazione contro il Paris Saint-Germain, soltanto un gol all'ultimo di Marquinhos non consentì ai nerazzurri di proseguire il proprio cammino, quindi indubbiamente stiamo parlando di una squadra di primissimo livello, una squadra che non ha ancora tutti i giocatori al meglio, sta recuperando il miglior Muriel, si vedono degli sprazzi del miglior Ivicic, ma sicuramente anche per il numero 72 c'è ancora del lavoro da fare. Ci concentriamo allora adesso invece, prima della pausa, sulle due romane, dal momento che la Roma è impegnata sempre mercoledì sera a Cagliari, la Lazio invece cerca risposte contro la Fiorentina. Il cammino europeo è stato un po' travagliato e qui parto dalla Roma, perché la Lazio è una situazione un pochino più delicata e merita maggiore attenzione. La Roma viene da una debacle pesante, pesantissima, contro il Bodo Glimt, sconfitta in terra vichinga per 6-1, una sconfitta che non è affatto piaciuta a José Mourinho, che ha deciso anche come atto punitivo di mandare in tribuna alcuni calciatori titolari nella sfida norvegese. È arrivata a mio avviso comunque una risposta, una bellissima partita contro il Napoli, però sicuramente dall'ambiente si attende qualcosa in più. L'allenatore portoghese ha già confermato comunque che c'è una forte intesa con la dirigenza, è intervenuto anche Tiago Pinto a smentire quelle che sono le voci di possibili frizioni tra le parti. Quello che in qualche modo ci si può aspettare nel mercato di gennaio è una risposta importante anche appunto con la prossima sessione invernale, dal momento
che è stato lo stesso Mourinho, in maniera anche forse un po' dura, a commentare che l'11 di partenza della sfida contro il Bodo Glimt non era all'altezza della compagine campione di Norvegia in carica, e quindi in qualche modo queste problematiche non sono piaciute in qualche modo all'ambiente romano. Ed ecco che Mourinho, non a caso, nella partita contro il Napoli allo Stadio Olimpico ha deciso di ritornare a quelli che sono i suoi giocatori titolari, indubbiamente lo stesso 11 che ha portato grandi soddisfazioni alla formazione giallorossa. Va comunque confermato il quarto posto in classifica, dunque tutte le premesse per far bene. In qualche modo l'impegno comunque non facile contro il Cagliari nella giornata di mercoledì è in qualche modo un impegno che può servire ai giallorossi per continuare il proprio percorso contro un Cagliari comunque ferito, che arriva da una sconfitta pesante ottenuta contro la Fiorentina. Ci spostiamo dall'altra parte del Tevere, perché a Roma invece sponda Lazio la situazione non è affatto facile, non solo per questioni extracalcistiche, tra cui l'addestratore dell'Aquila Olimpia che è stato sospeso dal club per saluto fascista, inneggiamenti al Duce, ma anche una situazione in campo che non è piaciuta tantissimo, dal momento che la squadra, dopo la brutta sconfitta contro il Verona, capitombolo romano, indubbiamente 4-1 con poker del Ciolito Simeone, si è deciso di andare in ritiro. Sarri ha parlato oggi in conferenza stampa in vista del match contro la Fiorentina, una squadra comunque non semplice da affrontare, ma il tecnico di Figline Valdarno chiede risposte, chiede in qualche modo che la squadra possa reagire in un momento comunque delicato, in un momento in cui molto probabilmente, anche parafrasando quella che è l'autocritica di Ciro Immobile, non tutti stanno dando il massimo. Dicevo prima che è un discorso che merita un po' più di attenzione, perché c'è un altro dubbio che continua ad aleggiare nell'ambiente dalle parti di Formello, ovvero legato a Luis Alberto. Il calciatore non è più un calciatore titolarissimo, ha confermato comunque Sarri, leggendo i dati che sono da sempre comunque degli indicatori che vanno tenuti in considerazione. Il calciatore ha comunque giocato 8 partite da titolare e 4 da subentrato, dove ha giocato comunque almeno 40 minuti. Non è però un punto di riferimento, perché il tecnico toscano teme di perdere in qualche modo quella che è la solidità del centrocampo, sia con Milinkovic-Savic sia che con Luis Alberto. Le indiscrezioni questa mattina del Corriere dello Sport riportano che in realtà l'obiettivo dello spagnolo ex Malaga era di raggiungere l'allenatore Simone Inzaghi a Milano. Non se n'è fatto nulla. C'è un rinnovo che è stato firmato lo scorso anno, per Luis Alberto, che è fino al 2025. La valutazione che ne fa la Lazio è di una quarantina di milioni. Indubbiamente questo prezzo è destinato a scendere nell'eventualità in cui il calciatore dovesse partire a gennaio, ma non si esclude anche una possibile partenza anche al termine di questa stagione. Con la Lazio noi ci prendiamo un attimo un piccolo break, torniamo, piccola analisi sul Napoli e sulla Casertana per quanto concerne il focus sulle squadre campane. A tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social, con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato da solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. Ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così la PIL del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile Asi, SNC 81030, Teverola, Aversa Nord, Caserta, info@gruppocancello.it.
Eccoci rientrati in studio per questo speciale di Sport 91 Live, piccola analisi che affrontiamo anche sul Napoli, impegnato invece giovedì nella chiusura della 10ª giornata contro il Bologna. La squadra di Spalletti continua comunque a stupire, non è arrivato il record di vittorie consecutive perché nella sfida dell'Olimpico è arrivato un pareggio contro la Roma, però sicuramente stiamo parlando di una squadra che continua ad essere una squadra forte, una squadra che segue le idee del proprio allenatore. Non a caso non dovrebbero esserci grossi stravolgimenti in vista del match di giovedì contro il Bologna, che invece dovrà fare a meno di due pedine fondamentali come Soriano e Soumarou, quindi indubbiamente c'è qualche modifica, qualche grattacapo in più per Sinisa Mihajlovic, mentre invece il tecnico di Certaldo può contare ancora su una grande stagione dei propri calciatori. Un altro dato, forse non abbastanza sottolineato, è che continua il Napoli ad avere la porta inviolata. Un altro risultato importante, buona e rocciosa la difesa azzurra con un Koulibaly che sembra davvero ritrovato, sembra tornato il leader ancor di più, che scaccia via tutti i dubbi, tutte le perplessità, le notizie di mercato, decide di essere davvero il comandante, il condottiero della difesa azzurra. E non solo, i risultati si stanno vedendo, risultati importanti che non sono arrivati dal punto di vista delle marcature, ma il Napoli ci ha provato, ha colpito anche un paio di legni, una traversa con Osimhen, un quasi autogol in quella carambola tra proprio il nigeriano Ibañez e Mancini. Quindi il Napoli che sta facendo il proprio percorso, sicuramente sono tanti tra tifosi addetti ai lavori ad essere stupiti di quello che sta facendo in questo momento la formazione azzurra, ma non vogliono svegliarsi da questo meraviglioso sogno, di questa vetta della classifica. I 10 punti di vantaggio che ci sono sulla acerrima rivale della Juventus, e allo stesso modo naturalmente un percorso che continua ad essere positivo anche grazie alla vittoria in Europa League contro il Legia Varsavia. Arriva un impegno comunque non facile contro il Bologna, che nella partita contro il Milan ha recuperato un doppio svantaggio ai rossoneri nonostante l'espulsione di Soumarou. Quindi è una squadra sempre particolarmente ostica, che segue in maniera ferrea le valutazioni e le idee del proprio allenatore Sinisa Mihajlovic. Però indubbiamente in questo momento Spalletti ha garanzie con quelli che sono l'11 titolare, dove sono presenti tra l'altro tre calciatori che il Napoli potrebbe perdere a gennaio per la Coppa d'Africa. Mi riferisco a Koulibaly, Zambo Anguissa e soprattutto Victor Osimhen. Sono comunque valutazioni che il Napoli sta effettuando. C'è comunque una rosa competitiva, bisognerà vedere naturalmente le possibili opzioni, quello che è il futuro della squadra partenopea. In chiusura facciamo anche un passaggio sulla Casertana, la Casertana che continua a navigare nelle parti nobili della classifica del campionato di Serie D, una classifica che comunque è molto compatta, sono tante le squadre che stanno lottando per la promozione. È arrivato un pareggio che sa veramente di beffa contro, nell'ultima, allo Stadio Pinto contro l'Audace Cerignola. Ad analizzare la sfida in conferenza stampa sono stati mister Maiuri e il capitano Pasquale Rainone. Partiamo da un presupposto, non dovevamo assolutamente prendere il gol così, doveva finire la partita sull'angolo di sinistra nostro, lì prendevamo anche la palla, la buttavamo a Marcianise, no? Ma poi dopo, quando vai dentro, vai a rivedere delle cose, no? Qua nessuno ha mai cercato un appiglio, attenzione, vai dentro, ti fanno vedere dei video, delle cose, cioè rimani quasi agghiacciato. Un rigore vergognoso, dare un rigore del genere è vergognoso, una partita del genere è vergognoso, è un rigore vergognoso. E io dico, altre volte ho detto, mi riservo perché non ho visto, io dico, guardate cosa fa la palla, basta che uno guarda la palla e già capisci, deve guardare la palla, capisci che non c'è rigore. E poi è fuori gioco il gol loro, ma di che cosa stiamo parlando? Ma è fuori gioco detto il gol loro, la tocca, non la tocca, sempre fuori gioco. Detto questo, parliamo della partita, perché la partita ha mostrato cose buone, anche altre meno buone. Un buon primo tempo, secondo tempo siamo calati tanto. Anche in virtù del vento, della forza del vento che ci ha messo lì, come la forza del vento ha messo un po' lì il Cerignola il primo tempo, no?
E anche cambi forzati, c'era tanta gente che comunque poi è rimasta in campo avendo dei problemi fisici, arrivando allo stremo proprio a fine partita. Abbiamo cambiato tre volte modulo cercando di portare a casa il risultato, e quindi purtroppo non ci siamo riusciti, però è un grande peccato. In termini di maturità dobbiamo certamente crescere, perché ripeto, al di là di queste imperfezioni magari arbitrali, noi dovevamo fare assolutamente meglio, perché non ci devono arrivare a fare questo cross ciabattato anche e andare a partita conclusa a perdere due punti in questo modo. Ecco, questa è una cosa che sulla quale dobbiamo crescere anche nella gestione. Secondo tempo abbiamo giocato poco noi, perché comunque loro avevano un atteggiamento ultra aggressivo su di noi, non riuscivamo ad uscire, il vento ci teneva anche lì, ma però abbiamo avuto una gestione, insomma, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, credo, perché riuscire a giocare non era semplice. E poi dopo abbiamo avuto un'occasione 3-1 che credo che sia più di un calcio di rigore quello. Abbiamo avuto un'occasione per fare il 3-1, una grandissima occasione per poter segnare il 3-1. Ecco, in queste cose qua dobbiamo essere più cattivi e diventare una squadra un po' più anche rognosa e ignorante sul risultato. Ecco, questa è la cosa che mi ha dato fastidio. Poi dopo vai e vedi determinate cose nello spogliatoio e ti danno... C'è molta rabbia, sicuramente c'è molta rabbia. Sta quasi di sconfitta, sono molto sincero. Perché l'abbiamo preparata bene, poi molto da rivedere il rigore che gli hanno dato, proprio. Non ne voglio neanche parlare. Ci siamo rimessi in vantaggio, cioè, siamo riusciti ad andare di nuovo in vantaggio. E sinceramente abbiamo gestito il secondo tempo un po' male, tenendo qualche pallone in meno rispetto al primo tempo, però sinceramente non stavamo soffrendo così tanto. Effettivamente siamo molto rammaricati per il pareggio, perché effettivamente non ce lo meritavamo, abbiamo fatto una grande prestazione. Come avete potuto ascoltare nelle interviste, c'è tanta delusione perché la Casertana non si aspettava questo risultato, però ci sarà subito l'occasione di poter rialzare la testa in un'altra partita delicata, quella della prossima domenica, dove da un lato il Napoli sarà impegnato contro la Salernitana, la Casertana invece sempre in terra salernitana contro la Nocerina, una sfida comunque importante. L'obiettivo per la Casertana naturalmente è chiaro, quello di poter riportare la città della Reggia nei posti che le competono, e indubbiamente c'è tanta voglia, tanto desiderio, ma c'è anche tanto lavoro. Nelle parole di Maiuri e Rainone che abbiamo ascoltato in precedenza si vedeva proprio questo, una forte componente di valori, di giocatori, di un'intera squadra che intende raggiungere i propri obiettivi. Serve comunque del tempo, ma a mio avviso la risposta, il campo innanzitutto l'ha data, una risposta importante l'ha data la società, ma l'hanno data soprattutto i tifosi, che non smettono mai di abbandonare i propri beniamini, riempiendo comunque lo stadio Pinto. C'era anche una promozione speciale contro l'Audace Cirignola, ma c'è stata comunque una risposta importante. C'è voglia di ritornare nel calcio dei grandi, una serie di che Caserta ha dovuto accogliere, ma una serie di che Caserta vuole subito abbandonare. Si valuterà naturalmente il prosieguo della stagione, però indubbiamente l'imbattibilità finora raggiunta che c'è in campionato è un buon punto di partenza. Noi allora ci fermiamo per questo speciale di Sport 91 Live, dopo un'analisi generale della Serie A e della Casertana per quanto concerne il territorio della terra di lavoro. Ci fermiamo allora qui per questa puntata e vi ringrazio come sempre da casa per averci seguito, e vi lascio alla nostra programmazione. Arrivederci.